Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea. Volevo parlare di quello che c'è in collegamento del satanismo dell'elite e di quello delle porcate che fanno alcuni componenti dell'elite in questo caso. E vi parlerò di un certo Jeffrey Epstein, un grande uomo d'affari che di origine ebraica che si è fatto strada da solo, figlio di umile genti. La madre era una collaboratrice scolastica, il padre era un guardiano di un museo. Nacque a New York, in un quartiere di Brooklyn, a New York City. Non ricordo la data, ma ricordo che era morto il 10 agosto 2019. Ovviamente costui era una persona molto potente e molto influente. Iniziò ad insegnare in una scuola di New York dopo che si è dimesso da fare l'insegnante, iniziò a lavorare in un'azienda non sua come impiegato di basso ordine, ma poi si fece notare per la sua capacità intellettiva e divenne un uomo abbastanza potente e influente. Tanto potente, tanto influente da diventare amico a parecchi uomini d'affari, uomini e donne d'affari, attori di Hollywood, ricchi industriali, grandi banchieri, politici della Casa Bianca e anche dell'Unione Europea, e costui faceva anche dei ricatti. Fermo restante che era anche amico con magnati della testa di Bill Gates, di Richard Branson e anche di Donald Trump e molti altri, Bezos più tante altre persone, tra cui era il miglior amico della famiglia Clinton. Bill Clinton, Hillary Clinton e Chelsea Clinton erano tutti amici suoi. Questa persona, avevo detto, di origini ebraiche, ma poi andò ad adorare il culto luciferino. Che siano cose reali o no, non si sa, ma comunque è un criminale, anche se tutte queste cose le ho lette attraverso internet. Sono andato ad informarmi su diversi fatti per capire più o meno la verità, perché è quello di cui vado cercando. Troppo facile mettersi contro i potenti perché lo stanno facendo tutti, troppo facile parlare male di quelli che stanno al potere, alcuni per invidia, altri per una questione di rabbia per il fatto che sentono tutte queste brutte cose che l'elite sta facendo, del nuovo ordine mondiale che sta facendo ai danni di persone. Questo mo qua aveva, oltre che parecchie famiglie influenti, lui li minacciava. Ovviamente lui aveva un gruppo di ragazze minorenni di cui stuprava, di cui abusava sessualmente di loro e anche violenza fisica e verbale, e a volte li mandava anche ad alcuni dei suoi amici, capi di Stato, capi di governo e anche grandi industriali e grandi imprenditori, di cui questi uomini qua abusavano di queste donne minorenni. Qui sto parlando tutte persone appartenenti all'elite, non semplici contadini o semplici braccianti agricoli o impiegati, ma proprio capi di governo di cui Epstein
mandava queste ragazze minorenni, questi capi di governo abusavano di queste ragazze, avevano in parte il piacere, perché la maggior parte sono tutti pedofili. Metti caso che in Olanda, come negli Stati Uniti d'America, hanno fatto dei partiti a favore della pedofilia. Prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria o favola moderna, ma comunque, se veramente negli Stati Uniti d'America e in Olanda la pedofilia è vista come qualcosa di tollerabile, allora, poveri loro, sappiamo che l'Olanda è al secondo posto tra le nazioni dove c'è più libertà di parola e di stampa. Al primo posto c'è la Finlandia. E noi sappiamo che, non so se è vero o bugia, che in Olanda c'è questo partito dove sono tutti pedofili e tutti tolleranti di questa perversione sessuale, perché di perversione sessuale si intende. Per quanto riguarda il disegno di legge Zan, di cui ho già parlato in uno dei miei video precedenti, è una legge che prevede la tolleranza delle LGBT, cioè questo gruppo è stato fondato proprio negli Stati Uniti d'America, così come sono stati fondati tutti i vari gay pride. Gli omosessuali hanno tutti i diritti di essere rispettati. È giusto rispettare un omosessuale, così come è giusto rispettare un eterosessuale, così come è giusto rispettare anche una trans. Però, quando uno fa delle porcate, è meglio punirlo severamente, soprattutto se vengono fatte ai danni di minori, come faceva quest'uomo qui, questo grande industriale, grande imprenditore satanista. Sappiate che esiste anche la Chiesa di Satana negli Stati Uniti d'America, credo che sia in California, e in California si trova proprio Hollywood, di cui si dice che molti attori e registi hollywoodiani praticano la pedofilia e anche altre perversioni sessuali, tutto per merito di questo grande industriale, di questo uomo d'affari che vi sto parlando adesso. Si dice che pure Donald Trump è tra gli indagati, ma io non sono del tutto sicuro. Altri sono Mick Jagger, Courtney Love, Richard Ronson, Tony Blair, Henry Kissinger, Rupert Murdoch. E come vi ho detto prima, Hillary Clinton, Chelsea Clinton e Bill Clinton e tanti altri ancora, tra personaggi dello spettacolo, personaggi divi di Hollywood e anche personaggi della grande finanza, grandi finanzieri, grandi imprenditori e capi di governo che sono amici a quest'uomo che si organizzano. Pensate che nelle Isole Vergini ci sono dei paradisi fiscali, di cui lui, per fuggire alle tasse, sappiate che i miliardari pagano la tassa di lusso, ma questo è soltanto per quelle persone ricche e potenti. Per fuggire da questi debiti ha dovuto farsi una casa in quella che lui chiama l'isola del peccato, nelle Isole Vergini, di cui ha fatto impiantare diverse telecamere in ogni zona dell'isola. Questo per ricattare queste ragazze minorenni di cui abusava di loro e ne faceva abusare dei suoi amici, tutti appartenenti all'elite, tutti adoratori di Satana. Anche Padre Livio
a Radio Maria ha denunciato queste brutte cose, ha denunciato queste perversioni sessuali dell'elite nei confronti di minorenni. E lui, padre Livio, ha dato la colpa ai vaccini, dicendo che i vaccini sono soltanto un modo per impiantarci dei veleni e dimezzare la popolazione umana, la popolazione terrestre. E diceva anche che non sono venuti dai pipistrelli questi virus, ma sono stati modificati, il DNA di questi del virus dell'influenza è stato modificato in un laboratorio di Wuhan in Cina, di cui si è sparsa questa pandemia decisa dall'elite mondiale per dimezzare la popolazione. Secondo loro sono troppi 7 miliardi. Noi sappiamo che negli anni successivi, intorno al 2036, la popolazione mondiale aumenterà e saremo in troppi sulla Terra. E come ben sappiamo, il pianeta, essendo un pianeta vivo, ha bisogno di darsi una scossa ogni tanto e di togliere di mezzo quello che ne è di più per la madre natura. Noi non siamo proprio indispensabili per madre natura, siamo creature uguali ad altri. Ora vi sto dicendo di questo e vi parlo anche di, sempre restando a tema, sempre a tema di questo criminale psicopatico, perché così va definito. Per psicopatico si intende quella persona che è capace di comandarti, è capace di condizionare la tua mente come dice lui. Questo lo fanno gli psicopatici. Sono delle persone che non hanno empatia. Non hanno amore verso il prossimo, solo verso se stessi, e hanno una grande capacità nel condizionare una persona, a comandare una persona e fargli fare quello che gli dice. Tutte delle strategie che usano queste persone qua. Anche Woody Allen era tra gli indagati di questi. I potenti pedofili amici di Epstein, di cui ho detto prima, tra cui anche il senatore Ted Kennedy e il premio Nobel per la pace Elie Wiesel. C'è da dire di una sostanza di cui ho letto e mi sono informato, l'adrenocromo. Leggendo in questi siti ho letto che Epstein dava questa sostanza ai suoi amici per farli sballare e dicevano che questa sostanza, anzi è vero questo, l'adrenocromo, formula H9C9, NO3, è una sostanza che abitualmente si trova nelle ghiandole surrenali di ogni persona, ma io direi anche in tutti gli animali si trova l'adrenocromo. Come dice la parola stessa, adrenalina nel sangue, adrenalina nei vasi sanguigni, anche se allo stato puro è di colore viola vivo. L'adrenocromo è una sostanza che serve per ogni individuo
proteggersi, per un'autodifesa personale. Avviene solo in caso di paura, di rabbia, di terrore che causa questo scontro neurale, questo surriscaldamento delle ghiandole surrenali che fa decidere al soggetto se attaccare, difendersi o scappare. L'adrenalina è una sostanza che fa bene per l'autodifesa, ma fa bene anche per sentirsi un qualcosa di bello, un qualcosa di eccitante. Che una persona con questa scarica di adrenalina corre, potrebbe avere uno scatto di velocità forte, ma anche quando uno è o molto arrabbiato o molto spaventato, le ghiandole surrenali scatenano questa sostanza. Di solito si dice che l'adrenocromo si dava ai soggetti affetti da una malattia, affetti da... si dava in ospedale a persone affette da Parkinson o affette anche da altri problemi di cui gli davano questa sostanza iniettandola nel sangue per farlo un po' riprendere, per farlo riattivare anche ai soggetti con la non la schizofrenia, anche ai soggetti con un altro problema sempre psichico che adesso mi sfugge, non solo il Parkinson, anche una specie di necrosi, una specie questo tipo di malattia che iniettavano l'adrenocromo anche se non è certo veramente se usavano l'adrenocromo, ma comunque esistevano queste sostanze che ti curavano. Esiste questa sostanza, esiste realmente, che un tempo i dottori ai soggetti psichici li curavano con questa sostanza che abitualmente già si trova nel nostro corpo. E come vi ho detto prima, loro, questi elite globale, facevano spaventare queste ragazze minorenni che molto spesso erano ragazze rapite, ragazze che o che loro stesse abbandonavano la propria dimora abituale di loro spontanea volontà. In un mio capitolo precedente ho parlato di persone che scompaiono. Alcune di esse scompaiono volontariamente per fuggire ai debiti e per fuggire a una vita troppo monotona oppure una vita troppo oppressa da qualcun altro. Alcuni invece vengono rapiti. Alcuni vengono rapiti proprio quando sono dei bambini, tra maschi e femmine, perché non solo le ragazze, pure i ragazzi vengono rapiti. Alcuni di essi scappano volontariamente da una questione di debiti troppo alta, oppure per fuggire a dei tentativi di mafia o a dei tentativi di pericolo che loro vogliono fuggire e cambiano identità. Molto spesso queste persone che scompaiono perché esiste realmente il fenomeno delle persone che scompaiono, molti di essi sono minorenni che poi venivano rapiti da questo furfante, da Epstein, e facevano queste brutte cose, sacrifici a Satana, riti satanici, si drogavano, si sballavano, facevano sesso a volontà, eccetera, eccetera. Ovviamente, qui accusa anche il protestantesimo, ma io ho anche amici di religione protestante che sono delle bravissime persone.
Tutti questi fenomeni di LGBT e di no gender sono cose fatte dal sistema, dal nuovo ordine mondiale per farci perdere l'identità. Anche il no gender, anche il fatto del disegno di legge Zan, la legge Zan, è fatta per confondere le masse. Così come il no gender che dice che ognuno di noi può decidere da un giorno all'altro se essere maschio o femmina, ma siccome io sono nato maschio, rimango maschio. Questa legge è una legge inutile, è una legge distruttiva per la psiche umana. La legge no gender, la legge gender, la legge che ognuno di noi può decidere se sentirsi maschio o se sentirsi femmina, una cosa orrenda, schifosa che va abolita, così come lo sbarco di migranti. Non lo fanno per il semplice gusto di amore, non lo fanno per l'accoglienza come ci vogliono far credere. Molto spesso i migranti sono minorenni e vengono rapiti per mandarli nelle comunità, che poi in queste comunità fanno un sacco di cose che neanche ci immaginiamo, cose proprio inimmaginabili nei confronti dei minorenni che non possono difendersi. Purtroppo no, i governi, anche i governi, perché è colpa pure dei governi che li fanno venire ai migranti, ma è anche colpa degli scafisti che li fanno venire per semplice business, così come l'LGBT e il no gender è un business, così come il fatto che non vogliono più la parola madre e padre per confonderci le idee è sempre un business nella testa di questa elite mondiale deviata. Sappiamo che i potenti della Terra non tutti sono malvagi. Ci sono anche dei miliardari che spendono i propri soldi in beneficenza. Michael Jackson ha fatto la beneficenza maggiore di tutte, dando proprio milioni. La somma di denaro più grande era quella di Michael Jackson, dandoli in beneficenza a bambini bisognosi. Per questo motivo è stato discriminato dalla stampa mondiale. Noi sappiamo che anche il principe Andrea, fratello del principe Carlo, è stato accusato pure lui di pedofilia e quindi la regina d'Inghilterra l'ha depennato dalla sua famiglia. Il principe Carlo e anche Charlie Spencer, il fratello di Lady Diana Spencer. Lady Diana era una donna che ha fatto del bene alla società. Lady Diana, così come i suoi figli, entrambi figli, il principe Harry e il principe, tutti e due i figli di Lady Diana e del principe Carlo, hanno fatto opere di bene. Quindi non tutti i potenti sono da discriminare. Poi qua la verità prima o poi sale a galla. C'è anche chi dice che non è possibile che l'adrenocromo sia una droga simile all'LSD. Ora vi dico altre cose riguardante l'adrenocromo. Allora, prima però, l'ex agente Robert David Steele, durante una seduta nel ITNS, lui è un ex ufficiale di fanteria, aveva detto in un programma televisivo denunciando tutto questo squallore da parte di Epstein e da parte di alcuni appartenenti all'elite. Sappiamo che i fratelli Bu i
Bush padre e Bush figlio, insieme alla famiglia Clinton, facevano parte del gruppo Skull and Bones, una società esoterica che a volte faceva anche cose a delinquere, cose molto brutte nei confronti di persone scomparse, di persone rapite. Prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria o favola moderna, ma purtroppo sono tante le testimonianze. E anche questo mo qua, questo Robert David Spacer, era anche un ex Marine ed ex spia della CIA, nonché un attivista nelle Open Service Everything Organization, no, Everything Engineering, lo disse al conduttore televisivo Jevad Etrania. Dopo ve lo dico, infatti, tutti questi indagati di cui il capo era Epstein, questo grande pedofilo e grande imprenditore. Il satanismo è la religione dell'elite, ma non tutta però. C'è una parte marcia dell'elite e una parte buona dell'elite. Molti degli elite di Bernard frequentano le chiese di Satana. L'adrenocromo, vi ho già spiegato che cos'è, è il sangue adrenalizzato, non solo dei bambini. Qua diceva che nelle chiese di Satana statunitensi facevano spaventare i bambini rapiti, li facevano arrabbiare e poi con delle siringhe gli prendevano questa sostanza e poi si sballavano, anche se molti dicono che è impossibile sballarsi con l'adrenocromo. C'è chi dice che invece si sballavano con l'adrenocromo, la droga dei potenti, e altri invece che dicono che è totalmente inventato. Ma vi dico alcuni film tra cui Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick e Arancia Meccanica di Stanley Kubrick facevano vedere persone che si sballavano con l'adrenocromo, persone in Arancia Meccanica facevano vedere persone che si sballavano con il latte, che dentro questo latte ci mettevano delle sostanze psichedeliche, ma anche nel film di Kubrick Eyes Wide Shut e anche nel libro, anzi nella canzone Mashed Ball, musica di Jocelyn Pook, mostrano queste sostanze allucinogene. Vi sto parlando anche di altre cose sempre riguardanti l'adrenocromo. Qua fa vedere tutti i potenti della terra che ne facciano parte. Uno scrittore del Adolf Leonard Huxley, vissuto dal 1894 al 1963, aveva scritto nel 1954 un libro intitolato Le porte della percezione, paradiso e inferno, di cui parlava di persone che si sballavano assumendo adrenocromo. Un altro è Paura e disgusto a Las Vegas, scritto da Hunter Sfocton Thompson nel 1971, che parla sempre di
ricchi industriali, ricchi imprenditori che facendo uso di questa droga, di questa sostanza, provocando i bambini rapiti, si sballavano. Oltre a questo, anche il 26 febbraio del 1983, il brevetto numero 4,501,923 Derek F. Bott parla di questa sostanza. Alcuni sono convinti che l'adrenocromo faccia sballare perché provoca l'adrenalina, altri invece dicono che è solo fatti inventati, solo una fake news. Ma adesso vi devo dire altre cose. C'era pure un film di Johnny Depp e anche un altro film sempre di Stanley Kubrick che vi devo dire. Ora ve lo vado a trovare. Ora vi dico altri indagati. Jeffrey Epstein era quello lì. Il soggetto privato Lolita Express che andava nell'isola di Sin, ovvero Isola del Peccato, dove lui sfogava tutte le sue perversioni nei confronti di minorenni, questo Jeffrey Epstein, che adesso sta bruciando all'inferno. Altri, vi ho detto già, Bill Clinton, Hillary Clinton e Chelsea Clinton, Woody Allen, Kevin Spacey, Bill Cosby, Mick Jagger, il principe Andrea della famiglia reale d'Inghilterra, Charlie Spencer, di cui vi ho detto il fratello di Lady Diana, Bill Gates, Tony Blair, Miguel Bloomberg, Michael Bloomberg, Richard Branson, Rupert Murdoch, Henry Kissinger e molti altri personaggi della finanza, dello spettacolo, dello sport, soprattutto persone appartenenti a Hollywood, fanno parte, e anche capi di governo, fanno parte di questa elite mondiale satanica, pseudo-sionista. Ve lo devo trovare. Questo è una delle tante cose. Ve lo leggo prima in rumeno, poi in italiano. Domnului sane rugam mila vit viata pacea sanatatea mantuirea cercetarea lasarea si iertarea pacater Lor, Robilor, lui, Dumnezeu, inchinatori, miliutori, si, benefactori, ai, stanulurui, lacasului, acestuia. Tradotto in italiano, pregate il Signore per la compassione, la vita, la pace, la bontà, la buona salute, la salvezza, la ricerca, la dipartita e per il perdono dei peccati dei figli di Dio. Quelli che pregano avranno pietà e si prenderanno cura di questo santo posto. Secondo alla campagna elettorale, ecco, questo si dice che leggendola al contrario era un inneggiamento a Satana, e queste sempre ne fanno parte le elite globali. Scandalo alla campagna elettorale del 2006 a casa di Marina Abramovic. C'era pure Hillary Clinton, di cui hanno fatto queste perversioni ai danni dei minorenni. Kevin Spacey, sotto processo per abuso
sui minori è l'amica di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, che procurava le minorenni a Jeffrey Epstein, di cui abusava di loro e li faceva abusare da altri miliardari amici a lui, di cui poi poteva anche ricattarli. Fai questo, altrimenti di qua tutti che tu hai fatto questi danni nei confronti dei bambini. Tenendoli sotto ricatto, lui manipolava le sue menti come un vero psicopatico, perché è stato uno psicopatico. Il principe Andrea, accusato di abusi verso una ragazza minorenne, per questo motivo è stato cacciato, depennato dalla famiglia reale, ma rimane sempre un loro parente. Vi devo dire qualcos'altro sempre riguardante. Ora vi trovo, dovrebbe essere quella a Las Vegas. È un romanzo di cui poi è stato fatto un film di Kubrick. Ve lo devo cercare. Ecco qua che cosa hanno fatto. Agosto del 2018, l'esplosione davanti al municipio di Little Rock, di cui era stato messo anche la statua del Baphomet, l'idolo dell'elite corrotta, adoratori del Baphomet, 150 seguaci del Satanic Temple. Ora vi dico quello che ha detto Vladimir Putin, presidente russo, nei confronti di quei porci che governano alla Casa Bianca e all'Unione Europea. Putin ha detto che l'Europa e l'Occidente prospera la cultura pedofila e satanista e satanismo. Venerano la statua dell'artista. Questa in Italia era stata dall'artista Ostani, è stata esposta una statua che rappresentava una sorta di diavolo con un bambino sulle spalle, di cui loro volevano dire che in realtà si trattava di un fauno, ma in realtà era proprio un diavolo vero e proprio. Ancora Putin, ecco, in California proliferano sette sataniche, sette pseudo-religiose in cui hanno avuto origine la maggior parte di questi movimenti LGBT e radical femministe. Il partito dei pedofili in Olanda esiste già. Putin stesso dice: gli eccessi di politically correct hanno raggiunto il punto in cui le persone stanno seriamente parlando della creazione e registrazione delle parti politici di cui è scopo promuovere la pedofilia. Lo ha detto Putin, lo ha detto, che tutte i partiti politici occidentali, tra cui Stati Uniti e Europa, stanno promuovendo la pedofilia, oltre a promuovere tutti questi abusi schifosi di perversione sessuale. Lo ha detto Putin. Ora, dov'era quel film di Kubrick? A parte Arancia Meccanica. 8 milioni di bambini che spariscono negli Stati Uniti d'America. Tra i 600 e gli 8.000 all'anno.
tra cui quelli importati e senza certificazioni di identità e senza certificato di nascita. Ronald Bernard, ex banchiere olandese, afferma che il satanismo è la religione dell'elite. Eppure ve lo devo dire. Ah, eccolo qua. Under paura di e disgusto a Las Vegas, scritto da Hunter Stockton Thompson nel 1971, paura e delirio a Las Vegas con Johnny Depp. Il 26 febbraio del 1985 è stato brevettato questo numero qua, l'ho già detto. Bene amici, oggi finalmente, adesso finalmente ho finito questo video. Spero di non avervi annoiato parlandovi di queste tristi realtà, di queste tristi eventi nei confronti di persone apparentemente rispettabili. Bene amici, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico e spero che non si ripeteranno più queste schifezze.